funziona come un pozzo. Allora facciamo il pozzo, facciamo due pozzi. Se li riempiamo di acqua fino a questo livello, più profondo è il pozzo, più acqua contiene. Allora scusami, la profondità e la quantità d'acqua sono direttamente proporzionali. Nel condensatore la profondità è data dalla differenza di potenziale fra le armature. La quantità di acqua, invece, dalla quantità di carica. La quantità di carica e la differenza di potenziale determinano una nuova grandezza che viene chiamata. Te prego, cap. La capa? La cap? La capacità, brava.